I dolori al fianco sinistro sono abbastanza frequenti, soprattutto fra i principianti. In questo video vediamo di capire quali sono le cause che provocano appunto i dolori al fianco sinistro. Vediamo quelli che sono i rimedi per cercare di prevenire i dolori al fianco sinistro e vediamo anche di capire cosa fare nel caso in cui avvertiamo dolori al fianco sinistro mentre stiamo correndo, soprattutto quando siamo in gara, quando stiamo gareggiando. I dolori al fianco sinistro, come abbiamo detto, appunto sono molto frequenti, soprattutto tra i principianti. La causa principale è appunto il diaframma. Il diaframma, essendo anche poco allenato, va a comprimere quella che è la milza e avvertiamo appunto i dolori alla milza. La cosa da fare è avere pazienza: più andrai avanti con gli allenamenti, meno avvertirai poi i dolori al fianco sinistro, fino a quando poi scompariranno del tutto. Una seconda causa sono i liquidi. Se beviamo molto, soprattutto durante la gara o durante l'allenamento, è probabile che avremo poi dei dolori alla milza. Quindi il mio consiglio è innanzitutto cercare di bere prima dell'allenamento e dopo l'allenamento. Nel caso in cui tu debba proprio bere durante l'allenamento, soprattutto se fai un lungo, il mio consiglio è di bere poco alla volta, quindi fare due o tre sorsi, magari anche solo sciacquarsi la bocca e bere appunto ogni 2, 3, 4 km. In questo modo cerchiamo appunto di evitare quelli che sono i dolori al fianco sinistro. La domanda quindi è: cosa possiamo fare per evitare i dolori al fianco sinistro? La cosa molto importante da fare sicuramente è il riscaldamento. Quindi prima di un allenamento e soprattutto anche prima di una gara, cerca di scaldarti bene. Un buon riscaldamento sicuramente può evitare poi che ti vengano appunto i dolori al fianco sinistro, sia destro che sinistro. Un'altra cosa molto importante è che il passo sia coordinato a quella che è la respirazione, in modo tale che il diaframma riesca a lavorare bene. Quindi una cosa molto importante è tenere lo stesso ritmo nella inspirazione e nella espirazione. Quindi puoi tenere un 3+3, quindi fare 3 passi in cui inspiri e 3 passi in cui espiri. Puoi fare anche un 2+2 o anche un 4+4, dipende anche soprattutto dalla velocità a cui stai andando e dalla percentuale appunto con cui stai lavorando. La cosa importante è che l'ispirazione e inspirazione sia assolutamente regolare. Un'altra cosa molto importante è che si cambi tra ispirazione ed espirazione quando atterriamo con il piede, quando appoggiamo il piede. In questo caso, quindi, se sto inspirando, andrò a espirare quando appoggio appunto il piede. Se sto espirando, ricomincerò a inspirare quando appoggio il piede. Questo è veramente molto 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 importante. In questo modo riusciamo a lavorare bene anche soprattutto con il diaframma ed evitiamo poi che la milza si vada a comprimere, e con questo appunto eviteremo sicuramente anche dei dolori. Una cosa importantissima comunque a prescindere è che la respirazione sia naturale. Sicuramente se hai dei dolori al fianco sinistro che comunque al fianco destro, significa che molto probabilmente devi cambiare qualcosa nella respirazione. Quindi se devi cambiare qualcosa nella respirazione, all'inizio sicuramente devi concentrarti e cercare di cambiarla. A lungo andare comunque la cosa che devi fare è respirare in modo naturale. Se respiri in modo naturale riesci a lavorare bene con il diaframma, con tutti i muscoli dei polmoni, e quindi avrai una respirazione poi perfetta ed eviteremo di andare a comprimere gli organi e vari, tra cui appunto la milza, ma anche il fegato, appunto parlando poi dei dolori al fianco destro. Un'altra cosa che assolutamente ti consiglio di fare è fare degli esercizi per la respirazione, che sono molto importanti, anzi direi fondamentale. Se vogliamo correre bene dobbiamo anche imparare a respirare bene. Andrò a fare prossimamente un video in cui appunto descriviamo qualche esercizio per imparare a respirare bene, a lavorare bene con il diaframma, che è assolutamente molto importante. Cosa possiamo fare se ci vengono appunto i dolori al fianco sinistro mentre stiamo correndo, magari soprattutto mentre stiamo facendo una gara? La prima cosa che ti consiglio, se i dolori al fianco sinistro sono sopportabili, è quella di andare avanti. No pain, no gain. Se un pochettino di dolore si può sopportare, si può correre benissimo. Chiaramente se il dolore va ad aumentare e va a rendere impossibile la corsa, la cosa da fare è innanzitutto provare a rallentare. A volte basta provare a rallentare anche solo per 30 secondi o un minuto e poi il dolore se ne va da solo. Se non se ne va, la cosa da fare è assolutamente fermarsi. Quello che ti consiglio è accasciarti, inspirare ed espirare profondamente e cercare di massaggiare la parte. In questo modo vedrai che solitamente dopo un 30 secondi, un minuto,
il dolore se ne va e puoi riprendere a correre. Se riprendi a correre, riprendi lentamente in modo progressivo, quindi vai ad aumentare l'andatura man mano che vedi che poi il dolore non c'è più e puoi benissimo correre normalmente. Io mi auguro di averti dato qualche consiglio che ti possa essere utile e io con questo ti ringrazio, ti saluto e mi raccomando sempre a canna. Ciao!